That's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Ancora un premio per Ezio Capuano. Il tecnico rosso-blu ionico è stato premiato come miglior tecnico della stagione 2023-2024 nel corso del Gran Galà del calcio lucano. Nel frattempo prosegue il momento di freddezza tra Capuano e la proprietà del Taranto Football Club 1927. Nessun contatto tra l'allenatore e il presidente da domenica scorsa, nessuna chiamata dopo il mancato appuntamento di mercoledì. Possibile che si stia aspettando il deposito della domanda di iscrizione prima di dare il via alla macchina organizzativa della prossima stagione. Nel frattempo Danilo Caravello, procuratore di Simone Calvano, ha dichiarato ai nostri microfoni: il campionato disputato da Simone non passa inosservato nelle squadre top della categoria e in qualche squadra di Serie B, però il mercato è ancora fermo. Calvano ha un contratto importante ed è un calciatore importante che si prefigge sempre di lottare per obiettivi di spessore. Quindi nel momento in cui ci sarà qualcosa ne parleremo con la dirigenza del Taranto e faremo tutti quanti le nostre valutazioni. Calvano ha un contratto ed è una cosa certa. Tutto quello che può accadere nel prossimo mercato non possiamo determinarlo. Sicuramente tutti si augurano di migliorare, Calvano pure, però lui a Taranto è stato benissimo ed è stata fatta una stagione al di sopra di ogni aspettativa da parte di tutti. Quindi nel momento ci riuniremo con la società e faremo le opportune valutazioni. E l'informazione sportiva prosegue su giornalerossoblu.it.